All'inizio della settimana l'Italia ha fatto uscire la propria protesta dalle urne. I cittadini della vicina penisola hanno criticato con il voto quello stesso sistema politico contro cui da tempo il presidente Cossiga andava sferrando le sue picconate. Il quadripartito di Andreotti è stato chiaramente sconfitto e la Democrazia Cristiana con il 29,7% è precipitata al minimo storico. Il socialista Craxi prevedeva il 16% dei voti. Il suo partito ha invece subito un'erosione che l'ha retrocesso al 13,6%. Il PDS, dal canto suo, non è decollato come sperava Occhetto, ma il suo 16% non potrà essere ignorato nelle alchimie post-elettorali che la classe politica italiana si appresta a soppesare. Il vero, l'autentico trionfatore di queste elezioni è comunque la Lega di Umberto Bossi. Il suo partito è oramai il primo a Milano, Varese, Como e in tutta la Lombardia. Un'avanzata travolgente che lo scorso anno un documentario di TTT, di cui vi riproponiamo alcune sequenze, anticipava così. Faremo un bel sognetto. Lombardia è quella che le rende di più tutto. Tra Lombardia, Piemonte, Veneto, sono 4-5 le regioni che tengono in piedi l'Italia. Le altre ci vanno dietro a sbaffo. Che tengono in piedi. Cosa dici? Purtroppo è così, non puoi. Ma purtroppo è così, allora la fai andare avanti così. E cosa fai? Come cosa fai? Cerchi di cambiare. Cerchi di cambiare, giustamente, no? La Lombarda è nata per che cosa? Sì, per cambiare un sistema. La Lega Lombarda vuol far nascere quelle cose che la Lega Lombarda ha appoggiato la Lega Sud, la Lega Nord. La Lega Lombarda, perché lei vuole le regioni autonome, le regioni che i soldi che pagano quelli della propria regione restino in regione, la maggior parte giusto. Vabbè, ma chiaro. Allora cerchi di cambiare. Siccome l'unica alternativa, bene o male, è la Lega Lombarda, perché tutti gli altri finora non hanno, almeno per me. Come ideale non mi dire che è poi quando va sono qui. Movimento che come obiettivo ha il federalismo. Il federalismo e l'autonomia. Questi sono gli obiettivi della Lega. Visto che il 60% delle nazioni mondiali hanno il federalismo, anche noi pensiamo che sia il modo più giusto di governare. Lega giornalista e ha scritto recentemente un saggio decisamente bello, se posso permettere definirlo in questo modo, intitolato Leghe e Leghismo. Il sottotitolo è corposo: l'ideologia, la politica, l'economia dei forti e l'antitesi federalista al potere dal basso. Oddio, non spaventatevi, con Ruggeri, che ringrazio di essere intervenuto, parleremo un pochino, dal suo punto di vista di osservazione, del fenomeno, anche se magari una volta era fenomeno, adesso non è più, del fenomeno Lega. Questo libro di Ruggeri è il capitolo numero 2 di un'iniziativa che si chiama Quaderni del Centro Culturale del Lavoratore, ne ha scritta un'altra nel 96, intitolata Conflitti di classe e riforme istituzionali. Allora Ruggeri, la prima domanda che volevo porle è questa, la vado proprio a scegliere. A pagina 7 di questo saggio lei scrive: diversamente da tutti la Lega è tornata ad esprimere le tipiche caratteristiche del movimento sociale politico, ma non più in una forma democratica di massa, ma in quella reazionaria di massa. Che cosa vuol dire? Sì, innanzitutto la Lega si è trovata avvantaggiata e dalla possibilità di praticare un terreno che è stato precedentemente sempre occupato dai movimenti democratici di massa della sinistra, e che invece con l'abbandono che inizia proprio in coincidenza con la nascita e il sorgere delle Leghe da parte del PC e anche delle altre forze di sinistra della tradizionale capacità di costruire movimenti con forte caratterizzazione sociale, di rappresentanza degli interessi, grandi valori ideali, eccetera,
sostituiti invece dai movimenti cosiddetti leggeri, che sono il femminismo, l'ambientalismo, eccetera, per la Lega si apre la possibilità, non solo per la Lega, per tutti i movimenti di destra, si apre la possibilità di essere loro gli interpreti delle rappresentanze di questi interessi di massa e sociale e anche spesso di valori ideologici che la sinistra invece ha abbandonato. Quindi in qualche misura diventa il soggetto che sfrutta e risponde a quello che è stato un abbandono delle forze di sinistra e non a caso trova in questo un riscontro anche in ampi strati popolari che non si trovano orfani invece di questi riferimenti che precedentemente avevano tra le forze della sinistra. Lei mi ha dato in questo finale di risposta, diciamo, il via a due domande. La prima è questa, sempre riprendendo il suo lavoro, lei cita Bossi che nel 90 disse: noi siamo espressione della classe media. È così secondo lei? Beh, senza dubbio, in termini di egemonia poi si parla, non significa essere che la Lega sia soltanto un movimento di ceti medi, in quanto movimento di massa è espressione di ampi strati popolari, però indubbiamente l'egemonia culturale e i valori che si esprimono sono quelli della piccola e media borghesia lombarda, che era anche uno dei temi trattati ampiamente sotto il profilo dell'analisi anche storica e culturale della società lombarda negli ultimi secoli, e da quella che in qualche modo domina, insomma, e che fa egemonia anche sui ceti operai. Chi ha studiato, specialmente negli anni scorsi, il fenomeno Lega, cioè questo grande serbatoio nel quale sono finiti, obiettivamente, credo sia la verità, parte dei voti di quello che una volta era il centro, insomma, la Democrazia Cristiana, ma certamente la Lega ha pescato sia a sinistra sia a destra. Allora la domanda che le pongo è, sempre sulla base di questo suo studio, la Lega è, se possiamo fare questa domanda, è di sinistra o di destra? Beh, senza dubbio per tutte le sue istanze è di destra, anzi diciamo di più che uno degli aspetti del lavoro e dell'analisi che mi sembra riesca a dimostrare che non solo è di destra, moderata o reazionaria, questo si può poi disquisire, ma indubbiamente è figlia ed espressione diretta in qualche modo della cultura dell'ideologia d'impresa, soprattutto dell'ideologia ambrosiana d'impresa, cioè una cultura di un'ideologia che in qualche modo è anche un'ideologia di combattimento, cioè una cultura d'impresa che non ha mai rinunciato a combattere contro l'idea statalista, contro anche l'idea di un bene o di un interesse nazionale generale fin dai tempi del Verri e altri, e poi successivamente anche nei tempi, in metà del secolo scorso, del dominio dei capitani d'industria, quelli che comunque pensavano che al bene in ogni caso ci avrebbero pensato loro da soli senza nessun intervento o regola o controllo da parte delle leggi o dello Stato, che hanno sempre aborrito, insomma. Abbiamo ancora 30 secondi, Ruggeri, la domanda potrebbe richiedere invece tanto tempo. Durerà la Lega? È destinata a durare? Ma secondo me sì, nella misura in cui a sinistra si continuerà a non saper né analizzare né capire le radici e le vere ragioni del fenomeno leghista, proprio perché la Lega ha nella impotenza o nella incapacità o nella imbellità della sinistra la sua forza. No, sì, dovessero maturare a sinistra nuove capacità di autonomia teorica, politica e sociale, nuova capacità di analisi, di comprensione dei fenomeni e capacità quindi di risposta sociale di massa a quello, con movimenti democratici di massa, a quello che invece è ormai l'egemonia non solo della Lega ma di tutte le forze di destra sulla società italiana. Angelo Ruggeri, grazie per essere intervenuto a parte chiari e credo che avremo occasione di rivederci. Grazie. Alla prossima. Ok, finito. E dai, siamo ancora qua con la Lega.